Eccoci qua ragazzi, buonasera a tutti, ben ritrovati con le nostre dirette. Anche questa sera saremo in compagnia di Drive Club, il titolo che già sapete, insomma abbiamo già visto già nella puntata precedente. Adesso intanto che voi vi entrate un po' nella chat e nel vivo della trasmissione vera e propria, io comincio sempre quei 5 minuti anche per prima, anche per capire un attimo se tutto va bene. Questa sera vedremo magari qualcosina nella fase più avanzata. Ricordo innanzitutto a tutti che esiste anche già tutto il caricamento su YouTube della puntata precedente. Naturalmente io questa sera vedrò di non, intanto Ergut super presente, buonasera, vedrò di non ripetere tutto quello che ho già detto la volta scorsa, cioè io per primo non ripeterò tutto quanto, però è naturale che qualora voi abbiate delle richieste, delle domande che magari su cose che io ho detto anche la volta scorsa, ve le ripeterò molto volentieri, ci mancherebbe altro, è il mio lavoro. Io naturalmente, ripeto, le ho già dette, quindi potete anche rivedere la puntata precedente. Questa sera quindi speriamo di poter vedere qualcosa anche sul club, cosa al quale sinceramente non credo riusciremo a fare perché quei geni di Sony hanno ancora i server staccati da circa quasi una settimana. Non so cosa salutiamo Giando il Bello 15. Non so il perché, cioè, ci sono tutti questi problemi continuamente patch una via l'altra, una addirittura ha annullato alcune delle ottimizzazioni della sera della patch precedente, quindi anche lato illuminazione siamo tornati ancora indietro, cioè non so davvero qua chi abbia programmato questo gioco, però veramente spero che prenda tutte le badilate che sia giustamente degno di prendere per tutte le cazzate che sono state fatte su questo gioco. Tra l'altro adesso andremo avanti su una pista a livello piuttosto avanzato nel gioco e vedremo tanti altri difetti che la volta scorsa non erano stati evidenziati, come appunto sulle supercar e sulla tenuta di strada, sul fatto che il gioco sia apparentemente un arcade che però si trasforma in un simulativo nella fase più avanzata, il che di fatto è ancora più assurdo perché le auto diventano ingovernabili. Io personalmente lo preferisco, lo dico sinceramente, che le auto diventino molto più difficili da tenere e tutto quanto. Salutiamo Peppamen89, tanto vedo anche dei nomi nuovi, questo mi fa piacere, insomma, anche per un po' di nuovi adepti ai nostri long play. Quindi dicevo, assurdo, davvero pazzesco che siano state fatte queste scelte, quindi auto che non possono nemmeno scodare quel minimo sulle piste perché automaticamente diventano ingestibili, frenate davvero impossibili, quindi su un gioco arcade queste cazzate qua secondo me, cioè, significa comunque, come ho detto anche la volta scorsa, che il gioco, oltre ad avere dei bug giganteschi, non è stato minimamente testato. Salutiamo anche Davide Programmer, buonasera anche a te. Tutto bene, molto bene, molto bene, grazie. Quindi dicevo, salutiamo MyEd80 che intanto si è collegato. Quindi dicevo, alcuni bug verranno sistemati. Tra l'altro leggevo che una delle prossime cose che verrà appunto sistemato all'interno del gioco è appunto legato al fatto che si sono accorti che quando un'auto vi viene a 200 km orari, vi viene nel culo, forse non è del tutto colpa vostra, però loro hanno detto che questa cosa qua verrà sistemata non perché loro si sono accorti che è una stronzata galattica, ma per il feedback degli utenti. Grazie al cazzo, volevo dire io, cioè mi sembra anche il minimo che se succedono queste cose, magari è meglio sistemarle. Adesso vediamo comunque questa cosa. Purtroppo vorrei prendere con voi tante stelle per riuscire anche ad avanzare un pochino di più. Salutiamo anche Ringo17 che si è collegato. Vedete che già la prima parte della gara sono riuscito. Purtroppo, e lo dico già anticipandovi questa cosa e scusandomi ovviamente un po' con tutti, sapete che io parlo e quindi parlando, ragazzi, si toglie veramente il 90% della concentrazione di guida, soprattutto su livelli molto avanzati. Quindi adesso io ci provo, cercherò comunque di raggiungere, ma è ovvio che record piuttosto che
tutto quello che riguarda le stelle, anche per evitare di dover rifare le gare 1.000 volte, non sarà sicuramente una cosa facile, quindi su questo ovviamente mi scuso prima. Meridio90 mi chiede: vale la pena di prendere il PlayStation Plus Upgrade Edition? Sul fatto che valga la pena ne parleremo abbondantemente nel corso della serata. È ancora gratis per gli utenti Plus? Sì, però non è ancora stato rilasciato per il discorso dei server, quindi è un po' un problema. Buonasera, Braccio99. Una domanda: ma i Lamborghini non ci sono? No, non ci sono le Lamborghini, ci sono auto simili, così come non ci sono le Porsche, ma di fatto ci sono all'interno del gioco con un altro nome, e quindi lo vedremo. Intanto chiedo un attimo scusa, io spengo direttamente quello che è il mio audio di uscita, perché sennò tra audio, video, chat, io che parlo, tutto quanto diventa tutta la RAM del mio cervello se ne va un po' a ramengo. Quindi riprendiamo e cerchiamo di proviamo, non dico fare il record, no, perché ormai è andato, però almeno proviamo ad arrivare alla fine, prendendoci intanto le prime due stelline che ci portano un pochino avanti nella... Adesso intanto salutiamo gli ultimi connessi. Tra l'altro, ecco, vedete, qua bisogna stare super 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 attenti nello scodare, nell'accelerare, perché le supercar, quindi della fase finale del gioco, sono veramente ingovernabili. Ripeto, è molto divertente questa cosa, non sto facendo una critica, anche perché questa, se vogliamo, è una critica abbastanza personale a questo tipo di cosa. Però, dicevo, cioè, legato a un gioco arcade c'entra poco, quindi dovevano o fare una scelta in un modo o in un altro. Questo Super Mix, secondo me, funziona fino a un certo punto. Comunque, adesso proviamo ad arrivare in qualche modo alla fine del percorso. Vedremo intanto come riusciremo a farcela. Vale la pena comprare? Una domanda che mi fate giustamente in continuazione un po' tutti, anche nella scorsa diretta. Vale la pena di comprarlo? Io vi dico, nonostante tutte le critiche che io muovo, sono davvero tante, io lo trovo un gioco molto divertente. È un gioco che vale la pena, come tutti i giochi di guida comunque di base fatti bene. Tra l'altro, l'ultima cosa mi è costata un po', l'ultima distrazione mi è costata un bel po'. Resta il fatto che ha dei difetti, vedete, ha soltanto una curva in cui, guardate, una curva in cui si prende, si accelera, si sbaglia un attimo ad accelerare, non si è super concentrati, questi sono i risultati. Cosa davvero allucinante, davvero assurda in alcune situazioni. Ci sono troppi, 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 troppi difetti. Guardate, questa è una curva in cui, cioè, si spalma sull'asfalto, addirittura credo non sia neanche simulativo, cioè proprio siamo in alcuni casi a dei livelli che vanno anche oltre l'assurdo. Il che, ripeto, è divertente e fa comunque parte di quello che sono le impostazioni di gioco. Però voi vi ritrovate con auto che fino a un certo punto potevate davvero farci di tutto, toccavate il freno a mano, facevate qualsiasi cosa, poi a un certo punto vi ritrovate una parte simulativa, poi vi ritrovate su una parte arcade quando vi spalmate contro i carri. Cioè, è un po' un mix che lascia un po', cioè dà un po' fastidio, se vogliamo, il giocatore, che non riesce a capire che cazzo si trova davanti. Cioè, è abbastanza sconcertante, secondo me, questa scelta, che, dicevo, fa parte comunque dei tanti difetti, tanti bug. E anche tante cose dovute alla super velocità con cui questo gioco è stato sfornato e buttato fuori. Che, ripeto, lo dico ancora per la centesima volta, però sì, vale la pena di essere giocato. Il mio suggerimento comunque è sempre quello di aspettare. Perlomeno non tanto che si abbassi il prezzo, ma sicuramente aspettare che decidano di sistemare. Salutiamo Arturo intanto che si è collegato. Perlomeno che sistemino tutte queste cazzate che hanno fatto. Tra l'altro, adesso volevo vedere. Ok, quindi io la prima gara potrei farla anche alla cazzo, però la seconda comunque parte. Ok, quindi me l'ha tenuta da questo punto di vista. Forza Horizon è un'altra cosa. Io ripeto, ragazzi, ve l'ho già detto, ne abbiamo già parlato più volte. Non voglio ogni volta dover parlarne di questo. Io non ho forza, non l'ho provato, non lo posso criticare, non posso fare paragoni. Quindi, da questo punto di vista, ripeto, non ne ho.
Cioè, non è che non ne voglia, però direi che ha poco senso parlarne. Considerando che devo ancora prendere la PS4 ed essendo abituato a stare a grafici piuttosto altini, provando un PC piuttosto completo. Ok, non ho capito il senso. Comunque, sì, la grafica non è male, non è male, ma siamo comunque lontanissimi da quello che è, diciamo, l'uso e le performance che una PlayStation 4 potrebbe arrivare. Adesso magari vi faccio vedere un po' di gare che non abbiamo visto l'ultima volta. Insomma, andiamo avanti. Questo probabilmente non ve l'ho fatta vedere. Andiamo un pochino avanti, magari nella appunto in tutto il tour del gioco. E pian piano scopriamo altre cose un po' a step. Naturalmente, come ho detto prima, riuscire a fare quelli che possono essere record piuttosto che altro, naturalmente sono quasi impossibili da fare durante appunto una super diretta no, un long play perché appunto dovendo parlare vi spiego, insomma ne parliamo, la cosa diventa piuttosto ostica. Graficamente è comunque un bel gioco, è possibile ottenere un rimborso? Non lo so, credo che ci sia una legge che parli di rimborsi, quindi che normi un po' tutto, però non vi so dire. Se c'è possibile un rimborso. Credo comunque per legge europea qualsiasi cosa venga acquistata possa avere un rimborso, non so se ci sono dei termini di tot ore o altro, quindi non lo so. Gli interni delle auto sono assolutamente belli, molto fatti bene. Fatti bene, il gioco richiama molto, come dicevo, la guidabilità base di Gran Turismo, dal quale appunto è stato estratto tutto, dalla guidabilità alle vetture poi aggiunte, modificate, eccetera, il motore base, dal quale appunto è stato estratto tutto. Salutiamo gli ultimi arrivati. Adesso tra l'altro guido appunto questa Golf, tanto per parlare insomma un po' così, questa Golf che di simulativo in questo caso non ha assolutamente nulla, cioè controlli proprio che non c'entrano assolutamente una mazza. Poi andando su, cioè la logica sarebbe magari fate un po' più simulativi la parte appunto di auto e di vetture più semplici da controllare e da guidare, poi ad un certo punto quando ci troviamo dei bolidi molto più difficili da gestire, che hanno comunque altre componenti che possono essere gestite con una certa difficoltà. Io dico, però, gestiamo parzialmente questa cosa con un discorso più arcade, ma tutto ciò in realtà non è così, cioè diventa addirittura più difficile anche dal punto di vista quasi simulativo nelle supercar, cioè cosa abbastanza allucinante, però. Ripeto, a chi piace la difficoltà, a chi piace la sfida, a chi piace provare e riprovare e comunque scoprire qualcosa di comunque più difficile, tutto sicuramente offre un ottimo livello di sfida che a me personalmente piace molto. Tanto adesso siamo su queste piste innevate, neve che, come dicevo, l'ultima diretta, insomma, che ho fatto ha dei comportamenti strani, a volte anche una mezza spanna di neve si comporta come un pilastro di metallo, un pilastro di cemento, in altri casi come se nemmeno ci fosse. Questa cosa qua non so se verrà sinceramente sistemata. È una cosa un po' particolare. Una cosa che non so se ho detto nell'ultima volta, però direi che sia abbastanza scontato, però visto che non l'ho detto, lo dico questa volta. Queste bandiere rosse servono ovviamente per indicare scusate, la difficoltà della curva. Quindi non c'entra nulla con la vostra attuale velocità, vi dice attenzione, questa curva può essere più o meno difficile da affrontare. Quindi la visuale in terza persona, assolutamente sì. Questa qua è tutta la nostra Golf che tanto sto leggendo. Buona domanda, quella di Ringo 17. Mi chiede l'aderenza sull'asfalto bagnato, asciutto, sporco cambia. Sì, c'è un controllo differente, addirittura c'è anche la sabbia. Cambia questa cosa, poi fai conto che arriverà anche la versione
con, come si chiama, il meteo. Arriverà non si sa quando, era stato fatto vedere ancora in una fase molto più indietro del gioco, però ovviamente al day one non c'è stato, come non ci sono state tante altre cose. Da qualche altro gioco è pure tutto nuovo, mi chiede Capsule 82, il motore grafico è riciclato da qualche parte. Allora, ufficialmente nessuno ha detto nulla, pare ovviamente che sia tutto cosa genuina. E tutto nuovo. Nella realtà non è così, ma si vede, si capisce, è il motore di Gran Turismo. In realtà, ripeto, non è che qualcuno ha detto questo è il motore di Gran Turismo. Se però tu hai giocato a Gran Turismo 6 e giochi a questo, vedrai che dagli interni delle vetture a come è costruito, ai poligoni delle macchine, che naturalmente qua saranno aumentati. Vedete anche gli effetti, guardate il mare di plastica come è fatto da cani, tante cose, ma non perché è fatto di plastica e da cani, però di come erano impostato questo tipo di motore, naturalmente è quello di Gran Turismo, proprio è quello. Cambiamo anche un po' di visuali, tanto per dare l'idea, il che non è un, ripeto, non è un male, assolutamente non è un male, è un gran motore, però è stato poco potenziato rispetto appunto a un Gran Turismo 6 che su PlayStation 3 è stato veramente un capolavoro fuori dal comune, anzi direi quasi un miracolo considerando quella che è la piattaforma, la console eccetera. Poi arrivando su PlayStation 4 c'è neanche prova a sfruttare quel minimo la console, però va bene, queste sono considerazioni completamente personali, come tutte le mie considerazioni che farò durante tutti i miei long play, quindi tutto ciò che io vi dico prendetelo esattamente come mie considerazioni, anzi molto volentieri, se voi avete idee diverse, se vogliamo confrontarci su alcune cose, su chi ce l'ha giocato, su chi ha altri pareri, io sono più che a disposizione anche per dialogare, insomma per cercare di capire un po' il vostro pensiero. Ecco, mi chiede Gigantone88 cosa penso se ho provato appunto Forza. No, l'ho già detto più volte, ma giustamente magari ti sarei appena connesso. Io non ho Forza, non l'ho provato, non lo so proprio come si comporta il gioco, la differenza è tutto. Quindi io non avendocelo davvero non ti so aiutare sulla differenza anche magari dello stile di guida, se cambia molto e tutto, non ti so davvero dire nulla. L'appunto c'è? No, l'appunto non ci dovrebbe essere, no, anzi non l'ho mai visto tra le auto, dopo vediamo magari nel mio garage se c'è. C'è sicuramente l'Alfa con un paio di vetture che per adesso ho trovato, quindi quelle ci sono. Di fatto qua sono, non dico tutte supercar, però anche nella base, insomma, sono comunque vetture che tendono a correre abbastanza. Ecco, no, quello che dice io agli 83, cioè il fatto che PlayStation 4 non riesca a fare un gioco di guida degno appunto di questo nome, diciamo che questo è un po' il primo titolo su PlayStation 4. Sono certissimo che ne arriveranno a iOS, soprattutto un Drive Club 2, magari con il motore grafico della prossima generazione appunto di Gran Turismo, che appunto è Gran Turismo 7. Credo che potrebbe cambiare davvero tantissimo tutto il feeling appunto della percezione che appunto io ho avuto con questo tipo di gioco. Quindi le cose sono comunque in evoluzione, come è giusto che sia. Quindi su questo gioco io sono sceso abbastanza piatto. Fermo restando che comunque è un gran gioco, cioè è divertente, fatto bene tutto. GTA 7 infatti l'anno prossimo sarà confermato, vedrete che ci sarà tutto nuovo, tutto il motore, probabilmente una parte di quello che c'è stato impiegato in Drive Club verrà sfruttato, spero poco per come è stato fatto, però comunque ci sarà tutta una serie di nuove evoluzioni e il prossimo Drive Club probabilmente magari verso fine vita di PlayStation 4 potrebbe godere di tutti i benefici e magari anche di più tempo per poterlo confermare. Sì, beh, assolutamente. Io a GT6 gioco ancora, quindi Gran Turismo per me è davvero qualcosa di unico e di fantastico. Davvero, il comportamento delle vetture, anche qua il comportamento delle vetture cambia molto.
ma cambia molto senza logica, cambia molto nel senso che ogni auto ha comunque i suoi punti di forza e punti deboli, sulle supercar però, come dicevo prima, o anche su altre vetture, vi accorgete che come auto come questa, quasi sono incollate all'asfalto, che non ha senso, cioè nel senso che comunque sto facendo, che ne so, 150 all'ora, cose del genere, però restano comunque molto attaccate all'asfalto e quindi voi dite, vabbè, è un gioco arcade, perché infatti questo qui è un gioco arcade. Poi vi trovate una, che ne so, una supercar, 150 all'ora, toccate un minimo lo sterzo, questa vi parte via, non la controllate più, cioè proprio quasi fosse un simulativo e tutto. Cioè qual è il senso di questa cosa? Non si sa, probabilmente è frutto solo di poco test, perché se davvero c'è dietro una mentalità acuta sotto questo aspetto, beh, io qualche dubbio ce l'avrei, ecco. Come lo vedi graficamente? Graficamente ci sono alti e bassi. Io per, diciamo così, per professione, perché vado, so dove andare a cercare i difetti e tutto, devo dire che ho trovato molti bassi. Nel senso che quando guardi l'erba sono proprio texture, addirittura a volte monocromatiche, verdi, quando guardi le montagne sono prive di dettaglio, sono proprio molto plasticose. In altre occasioni vi sembra comunque tutto più bello, ecco. Anche guardare da lontano è carino, però è poco più di carino, è questo il grosso difetto rispetto a tutta la potenzialità di una macchina che è 10 volte più potente rispetto ad una PlayStation 3. Voi dite, eh sì, però, sì, è il però che manca, ecco. Ci andrei a fare mettere le frecce, no, non puoi mettere le frecce, però l'accensione dei fari c'è. Tra l'altro, come dicevo, alla prima, le frecce in pista, sì, infatti. Chiede a Turi le frecce in pista. Eh sì, però vabbè, ognuno ha le proprie voglie. Il frame rate sembra stabile. Ma ecco, Capsule 82 fa un'ottima domanda. Pare a grid, ecco, il senso di velocità e il frame rate. Ottima domanda. Allora, voi sapete che questo titolo ha un frame rate di 30 fotogrammi al secondo, a differenza, ad esempio, di un GTA 6. Di un Gran Turismo, non GTA, di un Gran Turismo 6. Però, attenzione, è una scelta che hanno detto gli sviluppatori, non influisce minimamente sulla vostra percezione né di velocità né di fastidio eventuale per il discorso dei 30 fotogrammi. Sono davvero inchiodati, a me non è mai capitato di vedere dei rallentamenti o comunque qualcosa per cui il tutto possa diventare un po' più fastidioso, ok? Quindi il gioco non dà assolutamente fastidio. 30 problemi sono veramente ancorati e vedete la velocità. La velocità, il senso di velocità è molto 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 maggiore rispetto a un Gran Turismo, come è giusto che sia, appunto perché è un cambio di stile, quindi non avete il senso appunto che stiate andando più piano, come accadeva un po' in Gran Turismo, anzi, quindi va veramente molto molto bene. Quindi sono due aspetti molto curati e che vengono appunto gestiti più che bene. Naturalmente avremo molti altri giochi in uscita, primo Project Cars, insomma, Gran Turismo 7, e sono sicuro, e sono più che sicuro, che un futuro Drive Club, piuttosto che questo, sistemando tutte le varie cose, potrebbe davvero dire molto 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 di più. Dicevo, una delle patch che sono state sistemate del gioco appunto riguarda la luminosità. Ci sono state grosse magagne all'inizio del gioco proprio perché non si vedeva una cippa in tante occasioni, perché un po' di nuvolo vuol dire proprio non riuscire a vedere fisicamente assolutamente nulla davanti a voi, però resta il fatto che appunto questa cosa qua è stata sistemata. Poi nell'ultima patch devo dire siamo un po' tornati indietro, non completamente, però non è che hanno fatto un ottimo lavoro. Intanto adesso facciamo un po' di derapato, tanto per farvi vedere anche
il concetto delle derapate. Sì, sugli urti, ma anche la gestione degli urti non è il massimo, però vabbè, insomma, adesso non lamentiamoci proprio del brodo grasso, insomma, su questo aspetto possiamo anche dire che possa andare anche abbastanza bene. Blocco un attimo la cosa perché sento che le mie cuffie stanno arrivando ad un limite di batteria, quindi adesso andiamo a cercare il cavo prima che mi si stacchino. Se dovessero staccarsi, adesso intanto sto andando a cercare il cavo, abbiate pazienza un secondo. La versione PlayStation Plus, scusa un secondo che intanto attacco qua. Ragazzo. Ok, ci siamo, poi visto che ci siamo, perché qua tutto tiene la batteria tantissimo, attacchiamo anche il cavo del pad, perché già mi aveva segnalato che stava per schiattare. Bene, adesso siamo tornati ad avere 800 fili. Ok. Riprendiamo il tutto e torniamo a giocare. Longevità mi chiede il dominatore tra online e offline. Longevità ottima, a mio avviso veramente ottima. Portate a casa tutte le stelle che ci vogliono in single player, quindi tutte le missioni. Ti posso dire che ti porterà via parecchio tempo. L'online è la parte ancora più interessante, anche se sembra una barzelletta, ma bloccati quasi da una settimana. Quindi direi che non è proprio il top dei top questo tipo di aspetto. Quindi diciamo che comunque tra online e offline avrai tantissimissimo da giocare. Quindi da questo punto di vista non resterai assolutamente deluso. Intanto si è sbloccato un po' di online. Andiamo a vedere se... se riusciamo, intanto vediamo. Ecco, ok, io sono 1016esimo, il Tanzan è 1343esimo. Si sono sbloccati alcuni record, quindi andiamo a vedere se riusciamo ad entrare nella parte del club. Non ci credo troppo, però sì, addirittura anche la parte multiplayer. Quindi, ragazzi, reggetevi che forse riesco a farvi vedere per una volta anche la parte del club. Allora, adesso un secondo, scusate. Mi avevate chiesto se è valido almeno scaricare la versione Plus. Beh, oddio, ragazzi, certo, almeno quello è doveroso che tutti lo facciate. È gratis, caspita, almeno questa demo super bella. Cioè, super bella comunque di questo gioco, non provarla è veramente quasi una bestemmia. No, non provarla no. Sappiate anzi, porca miseria, le sfide del club non sono... non riusciamo a farle. Porcaccia miseria, niente, non è possibile. Era troppo sperare che si sbloccasse questa cosa, le sfide, no, no, proprio... Aspettate, vediamo, visto che sta caricando, boh, vediamo, ma secondo me non c'è proprio modo, non so cosa sia successo stisse. No, punto di forza della grafica, beh, un po' forzatina magari, come cosa, tanti altri punti di forza, è divertente, gameplay sicuramente, insomma, davvero tanti punti di forza, proprio sulla grafica magari, no, non azzarderei questo tipo di aspetto. Allora, mi chiede Capsule 82, mi sai dire come si comporta il volantino che sfrutta i sensori di movimento, quello che si montano sul joypad? Non lo so, sinceramente non ho la più pallida idea di... Non l'ho mai provato, non lo so, non ti so proprio dire. Quando esce l'update 2.0? No, in realtà uscirà credo l'1.4 o una cosa del genere. A breve, ma brevissimo, non so esattamente quando, speriamo, potrebbe essere domani, in effetti avrebbe anche un suo senso. Le sfide sono completamente bloccate, le hanno tolte per cercare di migliorare la situazione. Sì, il discorso delle sfide più che altro che verranno sistemate è proprio...
è proprio il fatto che appunto quando vi verranno addosso non verranno più tolti, insomma, e tante altre cose. Loro avevano infatti mascherato il discorso della patch che aveva il problema appunto della luminosità come solo all'uscita del tunnel questa cosa verrà fatta. In realtà poi è cambiato il sistema di illuminazione globale, quindi da questo punto di vista c'è un po' tutto. Allora, io ragazzi non critico né nessun tipo di voto, nel senso che non è mio compito dare voti e non è mio nemmeno compito fare recensioni. C'è già appunto chi ha fatto la recensione, l'ha fatta Tanzan, la potete trovare sul sito, la potete leggere, eccetera. La sua è stato tutto un discorso appunto che appunto giustificava quello che era tutte le caratteristiche. Il gioco merita l'acquisto, a chi me lo chiede merita l'acquisto. Il mio compito più che altro è di parlarvi del gioco, di parlare dei suoi difetti e poi di cercare di capire insieme alcuni aspetti positivi o negativi che appunto ci sono all'interno del gioco. Secondo me tanti sono i difetti, molto è il divertimento. Tantissime sono le cose che potranno essere sistemate, non sono alcuni difetti definitivi, molti sono difetti che verranno sistemati. Io certo lo giudico non in quello che ci potrà essere, ma in quello che è in questo momento. Vi dico che alcune cose fanno pensare, ma è un titolo che tra appunto tutti quelli che ci sono vale la pena, secondo me, dell'acquisto. Chi ha una PlayStation 4 difficilmente, ecco, e che ama appunto i giochi di guida, lo consiglio alla grandissima, proprio puttanata enorme che ho fatto io. Vediamo se mi riporta sul tracciato, tanto per vederlo un pochino. Sì, ma tu provasti anche The Crew, mi chiede The Siegfried, uguale credo sia migliore tra i due. Aiuto, allora no, io su The Crew ho provato la beta, e ne ho parlato non benissimo, però su questo ho provato una beta non nuovissima. Io su The Crew ho avuto una pessima sensazione del gioco, proprio orribile, ma nel senso che, anzi, mi stupisco, ma molto volentieri sono disponibile a parlarne su chi l'ha provato e chi l'ha trovato un bel gioco. La cosa che per me che mi ha lasciato davvero lì, innanzitutto, è la differenza tra le vetture. Non l'ho trovata, cioè ho trovato un'auto abilitata per il fuoristrada e un'auto che appunto era più appunto da strada. Non ho capito le differenze e questa già cosa qua mi ha lasciato veramente esterrefatto. Mi sono ritrovato sull'asfalto e appunto sulla parte di sterrato, anche lì non capite la differenza. Non c'è contatto con nessun'altra vettura. Andate a fare un contatto con un albero, il gioco vi sposta brutalmente e non avete nessun tipo di... cioè, non riesco a capirne neanche il senso, sinceramente. Probabilmente la logica è che dovendo correre per così tanto tempo, se fosse punitivo in modo esagerato, nel darvi appunto qualcosa di definitivo perché ci sono questi mega incidenti, vi taglierebbe troppo fuori e vi costringerebbe magari a dover rifare delle gare lunghissime. Quindi questa credo sia la logica per la quale il gioco sia molto permissivo da questo punto di vista, però il divertimento su un gioco del genere io non riesco proprio a trovarlo, ma voglio essere molto, molto crudo ma anche obiettivo, cioè io ho provato una vecchissima beta, quindi magari le cose cambieranno proprio completamente, io non te lo so dire. Quindi io molto obiettivamente ti dico, magari cambierà tutto, oppure è il mio modo di giocare che non mi piace. Quindi assolutamente ci siamo. Simo, come giudichi questa penalità appena si mette una ruota fuori dall'asfalto? È pur sempre un arcade. Bravo, questa cosa qua mi ha mandato fuori di testa, ma più avanti tu vai, cioè quindi quando guiderai delle supercar, questa cosa delle penalità diventerà devastante nel gioco e dopo magari nella serata lo andremo anche a vedere. È proprio assurdo perché voi fate i 400 all'ora. Allora, innanzitutto avrete le auto appunto ancora adesso che vi vengono addosso perché non manca quasi completamente l'IE in questo gioco. E la cosa è abbastanza problematica perché ogni macchina fa la sua gara.
cioè loro vi verranno addosso come se voi non esisteste. Perché? Perché naturalmente ognuno di loro fa quello che ne ha voglia. La cosa assurda è appunto legato appunto al discorso dell'EA, che andando avanti voi magari sarete in curva e dovrete frenare, però se siete in 10 o 12 con una pista strettissima dovendo curvare, magari voi vorreste frenare un po' dopo, quindi andate per forza di cose nel sedere le altre macchine, magari a, che ne so, un 150 all'ora o cose del genere, vi pigliate una penalità che vi inchioda il motore, cioè ve lo inchioda, e più andate a colpire forte più andate a colpire forte le altre vetture, più loro vi bloccano il motore, quindi di fatto vi conviene riavviare perché non ce la farete mai, e vi taglia fisicamente il motore, cioè non è che come l'uscita che veniva citata appunto prima magari vi partono i 3 secondi, no no no, cioè proprio è inutile che voi andiate avanti. Questa cosa qua del tagliarvi il motore è abbastanza allucinante. E questo vale sia per l'uscita di pista che per andare a sbattere contro le altre macchine un po' troppo forti. In tutto questo con vetture con un feedback quasi simulativo, dove se toccate appena lo sterzo l'auto non la controllate più. Cioè, sono tutti questi aspetti messi insieme che dico, saranno solo impostazioni, quindi verranno sistemate, però questa cosa qua insomma lasciano un po' lì in questo momento. Difficoltà come ti sembra, lo consiglio eccetera. Allora, la difficoltà è abbastanza bilanciata, nel senso che inizialmente è abbastanza facile. Adesso ripeto ragazzi, lo dico ancora per la 150 milionesima volta, voi non guardate me che sto leggendo, sto correndo, sto facendo di tutto, quindi adesso, ecco, guardate già qua il buio, non è fastidiosissimo, però ecco, un pelino più di luce non avrebbe proprio fatto schifo, però va bene, anche se la zona è in ombra e voi volete far vedere che la zona è in ombra, ok, però io devo correre, quindi cioè, fatemi vedere dove devo andare, cioè poi a me degli effetti di luce mi fa impazzire, mi piace molto, però fatemi correre, che è il mio obiettivo, e quindi va bene. Sì, Burnout, vabbè, ok, non c'entra nulla con il gioco. Io super amante di Burnout, il 3 e il Paradise per me sono inarrivabili. Però vabbè, altro discorso, è altro gioco, vedete questo bel tramonto. Sì, ma allora il fatto del tocco. Oh, bella questa manovra, una manovra fantastica. No, il fatto del tocco con le altre vetture, così come il quando ci si va contro il guardrail, io vi dico, è l'unica parte che invece mi sento di difendere. Ma non tanto perché deve essere simulativo, perché il gioco è arcade e quindi ci sta. Quindi assolutamente questa cosa qua ci sta, perché se iniziamo a fare anche dei danni, che poi questa cosa qua insomma ha delle ripercussioni, insomma non è proprio simpaticissimo, ecco. Allora, la difficoltà. Allora, la difficoltà è più impegnativa di Gran Turismo, quindi tranquillo che da questo punto di vista ti diverte, non è difficilissimo, ripeto, come ho già detto, non guardate me questo momento, però comunque ho fatto anche, non dico super record, però insomma ho lottato per combattere contro altri record, quindi è fatto veramente bene. I danni sono solo estetici, anche questo fa parte della componente arcade. Ma ci sta anche che i danni siano solo visivi, non sono quel gran, non è che vi partono via pezzi alla grid di vettura, però insomma i danni ci stanno, sono fatti bene, sono carini, vedete proprio questi segni che vanno proprio a tagliare la vettura, però naturalmente rimane sempre tutto abbastanza compatto. Sì, no, beh, il divertimento c'è e c'è tutto, come dicevo, purtroppo. Ci sono questi difetti che sinceramente mi piacerebbe che sistemassero e non sarebbe malissimo. Esatto. E che tra l'altro, come dicevo, più andiamo avanti, poi verso fine serata ci portiamo avanti sempre di più verso le gare più impegnative, vedrete quello che vi sto dicendo, appunto, legato al controllo, poi addirittura il freno a mano, che è una delle cose che adesso si possono sfruttare, poi con le supercar neanche potete sfiorarlo. No, di trenini in realtà no, non ce ne sono.
Ripeto, ognuno degli avversari fa quello che deve fare, ignorandovi, questo non è sicuramente molto bello, ma di trenini non ce ne sono, i trenini ragazzi non ci sono più da una vita, adesso qua si mettono in fila anche perché vedete che combattono, ma loro combattono anche abbastanza bene tra loro, poi è ovvio che si devono mettere in fila come tutte le auto, quindi in certi punti, però combattono anche bene tra loro, il problema è sono siete voi, cioè voi per loro non esistete. Si prenderanno domani dal mio portafoglio 400 euro, mannaggia. Va bene. No, vabbè, PlayStation 4 se non ce l'avete ve la consiglio sicuramente. E appunto con l'offerta che ce l'avete incluso un po' ovunque. Poi tra l'altro magari non a prezzo pieno, visto che lo regalano nei bundle, ve lo danno e tutto, cioè come avere, cioè non pagarlo e averlo comunque a dei prezzi super scontati, beh, insomma, è sicuramente un prodotto degno da questo punto di vista di essere provato, giocato e tutto. Ecco, per chi magari dice io devo tirar fuori 70 euro, dico aspettate, assolutamente aspettate. Perché potrebbero certe cose farvi girare un po' le balle, soprattutto perché queste modifiche verranno molto probabilmente radicalmente sistemate. Per tutti gli altri vi dico, oh, ragazzi, ce l'avete gratis, che ve frega, iniziate a giocarci, divertitevi, poi pian pianino vi sistemate, cioè se anche dovete aspettare un attimo, cioè o comunque che loro sistemino, intanto vi divertite per questa parte tutto. Ah, il nuovo aggiornamento 2.0 che mi chiedevate prima. Allora, un 2.0 addirittura non ve lo so. Non ve lo so dire perché il 2.0 passerà davanti a tutti gli altri aggiornamenti, che ce ne sono tanti, che appunto richiedono un lavoro enorme. Parliamo di comunque quei 150 mega alla volta che sistemano tutte le varie cose. Il grosso problema adesso sono i server, che non capisco come mai non riesca un gioco che comunque era previsto a non avere possibilità alcuna di permettervi il gioco, cosa assurda. Tra l'altro addirittura hanno detto anche quando sistemeremo il problema dei server non accetteremo nessuno di nuovo, cioè vabbè, ma perché? Va bene, comunque il fatto che si possa giocare anche offline, ecco, a proposito di tutti i giochi in cloud e altre stronzate varie, pensate voi che neanche un gioco dove la parte online qua è super messa in giro come fosse il top dei top, nemmeno funziona, quindi anche qua se dovete comprarlo sappiate di godervi bene la parte offline, perché quella online chissà quando magari riuscirete a giocarla, magari è questione di giorni, magari di settimane, che ne so, visto che è già una settimana che è tutto bloccato e quindi va bene, però la parte offline ragazzi è veramente fatta bene, molto divertente. Quindi dateci pur dentro, dateci gas che qua vi divertite una cifra. Se comunque avete la PlayStation 3 e un Gran Turismo 6 vi dico aspettate prima di darvi a tutto, però aspettate, perché vabbè, naturalmente se l'avete già stragiocato, strafinito, però prima di fare un cambio, certo PlayStation 4 ha tantissimi altri assi nella manica, non solo questo, ecco. Se mi chiedete il gioco per cui comprare la PlayStation 4 vi dico no. Ce ne sono altri mille, ecco, di giochi per cui comprarlo. Eh sì, gli interni sono veramente ben fatti. Gli interni sì, sono assolutamente ben fatti. Eh sì, è un po' la domanda che ci stiamo facendo tutti sul discorso dell'online, boh, magari ci saranno motivazioni di hacker, io voglio sperare che ci siano forti motivazioni da quel punto di vista qua che vogliano impedire o che ne so, non lo so perché sia tutto così bloccato, però così è e così noi ce lo dobbiamo tenere. Però ripeto, come vi ho già detto prima, potete divertirvi comunque nell'offline veramente tanto, cioè non è che fate due cosettine, poi vi voglio vedere a sbloccare tutte le tre le stelle, insomma. Parliamo di ore e ore di divertimento. Ore e ore e ore e ore di divertimento. E la guidabilità.
con le sue controversie e con le sue assurdità, è un bel punto di forza. È una bella sfida, non all'inizio, dopo diventa una bella sfida. Ha certe controversie che hanno, secondo me, poco senso, ecco, poca logica in alcuni casi, però nel complesso è un ottimo divertimento. Secondo me, non voglio essere, magari, fare la Cassandra della situazione, però è molto facile che la versione PlayStation 4 non esca, la versione PlayStation Plus non esca neanche questo mese, non voglio dirvelo così, però non è escluso che questo mese proprio non venga neanche toccata, perché devono prima risolvere tutto il problema dei server, poi mettere online tutti quelli che l'hanno comprato. E solo a quel punto, quando i server saranno belli alleggeriti, loro ci penseranno a fare un'altra versione, cioè appunto alla versione PlayStation Plus. Però, detto ciò, ci fai vedere una gara di drift, una gara di drift, una gara di drift. Non ce l'ho qua. Vediamo, andiamo a cercarla. Eccola qua. Ce l'ho anche quella più indietro. No, vediamo. Ta 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 ta, dove sono? Allora, eccola qua. Andiamo a farci un bel driftone. Adesso vediamo intanto se caricano un pelino. No, ovviamente vanno e vengono. Avevo fatto un discretino. Ah, scusate, scusate, più volte mi avete parlato dell'aggiornamento 2.0. E giustamente voi mi riferivate alla PlayStation 4, quindi avete ragione. Dovrebbe arrivare tra pochissimo, sì, molto probabilmente molto molto poco dovrebbe arrivare. E quindi sì, ci saranno appunto un po' di novità, le vedremo. Sì, assolutamente dovrebbe arrivare a breve. Ma io questa macchina non l'ho mai usata, mi sa. Ma può essere, no? È impossibile perché ce n'è una sola. Adesso vediamo se... Me lo ricordo bene, adesso no, la ricarichiamo subito. Ma subito una cazzata. Subito una cazzata ho fatto. Naturalmente per far punti dovete solo ed esclusivamente essere sull'asfalto. Questo è abbastanza scontato però. Ok, aie. Amo fatta. Probabilmente nelle zone verdi è inutile che facciate qualsiasi tipo di drift, contano i punti solo... No, dovevo girare dall'altra parte, scusate, è un po' scemo. Cosa ne pensi dell'assenza del riavvolgimento? Penso esattamente la stessa cosa del Buon Tanzen, che ne ha parlato in una pausa caffè. Lo ammiro, lo capisco, e uno dice, vabbè, è una scelta estrema, però ci sta. Per me non è stata una cazzata. Ci può stare che, anzi, questa cosa sia un po' troppo un livello di facilità che magari possa ad alcuni anche addirittura dare fastidio, minchia, 3.000 punti addirittura. E quindi secondo me ci sta, è una scelta come tante altre, insomma, io queste non le... Ci possono anche stare. Vediamo quanto ho fatto. Ma pensavo che ho fatto anche... Bello, in discesa di un Need for Speed. Non ho fatto il mio record. No. Però... Oh, forse sì. Oh, forse sì. Ho fatto anche il record della cosa. Cioè, quindi è andata anche bene. Allora, sono 1239esimo, insomma. Quindi ce ne ho... Sono persi record. Come 6859. Ho appena fatto 8000, cazzo. No, dai, non scherzare. No, scusate, ho fatto 8000. No, non stiamo scherzando. Ma l'avete visto anche voi che ho fatto 8000 punti? No, adesso lo voglio rifare. Non ci credo. Cioè, non ci credo. Ho fatto... Vabbè, adesso voglio rivedermi. A parte che ci voglio un attimo riprovare. Cioè, avete visto, ho fatto 8000 punti. Adesso voglio... No, non ho saltato, ho fatto continua. Perché non mi ha tenuto il punteggio?
Mamma mia. No, scusa un secondo. No, adesso non li rifarò più gli stessi punti di prima. Però, cioè. No, beh, a me sta cosa qua. Adesso poi figuratevi. No, non mi viene più. Questa cosa no, non ci credo. No, se me li ha mangiati. Potrebbe essere un problema di aggiornamento. Però almeno offline me lo dovrebbe dire. Me lo dovrebbe dire. Cioè, non ci credo. Cioè, poi neanche pochi. Cioè, di differenza rispetto a quelle. No, ciao, ciao. No, poi non vi voglio tenere tutta sera su, perché sto curvando adesso. No, non vi voglio tenere tutta sera su una pista, però. Cioè, avevo fatto un punteggio che da solo. Però adesso voglio arrivare lo stesso alla fine, giusto per capire. Giusto per capire come funziona. Vale, giro a Sanremo i fiori. Va bene, dai, mi hanno buttato fuori. Adesso andiamo in fondo, voglio capire. Ah sì, 8.000 mi ha dato. Si vede di fianco? 10.000 chi è? Ah beh, non sono aggiornati comunque nelle classifiche. No, 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 me l'ha mantenuto, quindi comunque sono in una buona posizione. Infatti se adesso riavviamo, giusto adesso ve lo faccio vedere giusto per vi dà in alto. Perché prima me l'ha dato. Fica 1.800. Beh, scusate, facciamo un ultimo pezzettino. Se riesco a fare. Merda, 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 merda. Ah no, esatto. Io ho fatto 8.000 e c'è Afro Jumps lì che. No, no, ci sta. Vabbè, non me l'ha aggiornato. No, no, ragazzi, quindi tranquilli. Tranquilli che se fate il record non ve lo aggiorna nella classifica, però lui ve lo tiene in locale e poi caricherà tutto quanto. Via, voglio sperare perché sennò c'è davvero da andare fuori di testa. E io stavo già per prendere il pad e tutta la squadra di Sony e farei una piccola strage. No, vabbè, chi se ne frega. Allora, intanto vediamo la vettura. Ci prendiamo una bella Audi TT che però ha un controllo un po' de merda e quindi va bene, fa niente. Allora. Ma le piste le hai sbloccate tutte? No, non le ho sbloccate tutte, ma più che altro perché le ho giocate un po'. Poi sapete che un po' come tutti noi abbiamo in ballo 8 miliardi di giochi e quindi è un po' difficile. Poi io preferisco magari sbloccarne un po', poi fino a quando non ho fatto tutto, di tutto, di tutto, di tutto, su un evento, no. In realtà le prime ho fatto così, poi sulle ultime ho detto no, vabbè, andiamo avanti giusto per sbloccare qualcosina. Questo mese l'aggiornamento PlayStation 4, secondo me è il mese giusto perché mi sembrava di aver sentito che fosse ottobre il mese appunto che vedeva oltre alla prevenzione orale anche sull'aggiornamento della PlayStation 4, quindi dovrebbe esserlo, dovrebbe esserlo. Ma come mai la prima TT, merda, non riesco a leggere, d'accordo? Che in autostrada è 225. Esce l'aggiornamento con l'app di YouTube. Ah, ok, questa buona a sapersi. No, forse l'avevo letto, adesso no, non mi ricordo. Sinceramente. Bellissimi gli interni. Passa un'auto che si è fermata, va bene. Ah, tra l'altro sono appena andato addosso, ma non mi ha. Sì, mi ha tolto qualcosina, ma solo dopo diventa veramente super bastardo. Poi sinceramente vi dico, mi viene più la voglia un attimo di aspettare che sistemino certe cosettine prima di tornare a giocarlo. Tra l'altro ho avuto Alien oggi. Halifax me l'ha dato oggi, quindi adesso ho scaricato anche Alien. Ma intanto volevo chiedere se qualcuno di voi ha Alien, perché ho una domanda super 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 pressante, quindi se qualcuno di voi, intanto lo chiedo a Alien, devo fargli una domanda, ma proprio all'inizio del gioco, proprio non c'è spoiler di nulla, primi 5 minuti, perché non so se ho beccato un altro bug io, perché sono
sono fortunato in questo senso a trovarli, però c'è una cosa che succede che non ha davvero senso, quindi se qualcuno c'è batta un colpo e io gli farò la domanda. Prima versione che quando toccava, scusate, quando toccava i 200 all'ora si girava e hanno messo gli vabbè, non ti so dire. Curriculum visuale interna, che è spettacolare, infatti sto facendolo. È figo, ma è troppo bello, infatti non l'ho preso. No, no, è Alien è veramente bello, altro che pauroso. Sì, beh, è pauroso, certo, però ha una tensione pazzesca. Ma in realtà, per chi ha qualche anno in più sulle spalle, insomma, che appunto ha giocato ad Alien, tanti altri Alien, è bello per il modo proprio di anni 80, cioè trasuda anni 80 in un modo pazzesco. E mi piace molto questa cosa di Alien, perché è proprio quella tecnologia che non ha senso, questo modo un po' di molto retro di vedere la tecnologia e computer e tutto, insomma, molto bello. A proposito di app, ma la Companion app com'è? Provata? No, non l'ho provata. Ah, se conosci il primo film di Scott, lo capire. Salutiamo MDS13, prima che si arrabbi, giustamente. Più anni 70, sì, ma sì, beh, però diciamo che sì, no, no, giustamente più anni 70. Però molte cose, tipo come si chiamano i computer tipo Commodore 64, che comunque ho usato negli anni 80, le cassette degli anni 80, insomma, aveva molto questo stile più anni 80 per me da questo punto di vista, non tanto legato a quando è uscito il film, però sì, sicuramente molto molto old. Beh, quindi non ce l'ha nessuno da poter chiedere un super super aiuto. Poi mi sono riguardato ieri Alien 3, sì, carino, non è il mio preferito. Pensa che Alien 3 è un ricordo di un gioco veramente schifosissimo per il Game Boy, il primissimo Game Boy. Salutiamo Patzlng che se ne va. Per il Game Boy, che però ci ho giocato veramente tantissimo, questo gioco di Alien 3. In realtà uno dei più bei giochi di Alien è stato su Coin-op, quindi in sala giochi. Era appunto Alien contro Predator, proprio un giocone che, se l'avete avuto, è veramente... No, merda, ho sbagliato macchina. Sì, no, no, proprio orribile. Ma no, forse un pochino diverso. Forse un pelino diverso, però parliamo davvero di uno schifo allucinante. Assolutamente sì. Però vabbè, quando si è giovani si prendono giochi così e... Ah, bravo Ergut, tu hai visto il gameplay, se te lo ricordi, più che altro perché magari riuscite in questo momento ad andare a vedere questa cosa, perché non ho ancora avuto modo, l'ho provato stasera e tutto. Allora, inizia il gioco lì di Alien, io mi trovo appunto all'interno della stazione. Si va a parlare con il comandante che spiega bla 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 bla, prima dell'attracco, cioè 5 minuti del gioco. No, escono però dalle fottute pareti e aliens, ma è un mix. Quindi, però, sicuramente citazione degna, del gioco. Arrivo, parlo con il comandante, quindi che ti spiega la cazzata che bisogna fare. Subito dopo, siete non costretti, insomma, però dovete fare qualcosa. Cioè, secondo me, bisogna andare a prendere i documenti che sono su un tavolo. Io vado, tocco i documenti e dicono, eh no, non puoi ancora farlo. Vado in giro, mi guardo intorno, cioè io non so che caspita devo fare. Cioè, sinceramente, se voi magari avete giocato e tutto, cioè non so cosa bisogna fare. Cioè, proprio sono bloccatissimo subito nei primi 5 minuti. L'ho giocato, ripeto, quei 10 minuti prima della diretta, però, cioè, ho girato un quarto d'ora come un cretino. Magari c'è qualcos'altro da attivare, ma mi sembra assurdo. Secondo me ci sono questi documenti che vanno presi quelli. Vabbè, insomma, se riuscite a saperlo, se lo avete giocato e tutto, va bene. Chiuso l'off topic. Scusate, ma certe macchine si sbloccano solo con la modalità online? Sì, certe auto al raggiungimento non tanto della modalità online, ma del gruppo
del gruppo, diciamo così, del tuo club. Alcune auto si sbloccano con l'ausilio appunto del tuo club. In realtà la cosa brutta, se vogliamo, è che se il gioco è offline, come in questo caso, cioè adesso a me si sta pian pianino sbloccando qualcosina, però alcune auto ti sono proprio, ti è impedito raggiungerle perché le puoi sbloccare solo con il tuo livello di club. Detto ciò, sappi che la cosa più importante è il tuo livello all'interno del gioco, quindi nelle cassettine parla con tutti. E no, ho già parlato con tutti e ho già fatto anche quello, quindi boh, non so, i documenti li ho presi, mi dice che non devo ancora prenderli, boh, non so. Nelle cassette sono già andato ovunque, boh, non so allora dove caspita devo andare. Ergus, sa quanto amo i dialoghi, però me li sono sorbiti tutti, quindi va bene, non so cosa caspita dovessi fare. Ah già, questo è uno dei livelli che rischio di andare in loop perché parlando, leggendo, facendo di tutto, succede che dopo, che pari con il capitano sul ponte, infatti io sono andato sul ponte, il capitano ha parlato, ha detto la sua stronzata. Io subito dopo lei è andata a sedersi nel computer, nei monitor a tubo catodico, e io sono andato a prendere i documenti. Però il problema è che non me li fa prendere perché dice che prima deve succedere qualcosa, ma non ho capito che cosa. Addirittura ho come oggetto di missione prendere i documenti. Vabbè. Versione plus che mi chiedete tutti, ragazzi, non c'è. Quindi purtroppo dovete aspettare. Se ascoltate me sulla previsione dell'uscita, secondo me dovrete aspettare anche un mesetto, però magari invece dico una cazzata che esce questo mese. Credo che i problemi che hanno siano veramente tanti, quindi attendiamo. Sì, le canzoni sono molto belle, sono tratte dall'album del Gioco del Silenzio, che è appunto un album che ha avuto un discreto successo, è stato anche disco di platino. Un gioco che tra l'altro andava in voga fino ai miei tempi quando si andava all'asilo, quindi hanno avuto questo super successo, quindi. Salutiamo Boy Paper che va a giocare a FIFA, buona serata. Io non sento le tracce audio in sottofondo, come no, come dicevo fa parte dell'album del Gioco del Silenzio, quindi dovresti sentire abbastanza bene. Poi vediamo se ci sono altre domande, no. Nel frattempo facciamo un altro giochino. A cui ci tengo molto, un gioco che vi permette anche a voi di un po' più interattivo da questo punto di vista. Con la squadra su PS4. Allora, il gioco funziona così. L'altra volta vi ho fatto leggere quante piste ci sono. Puoi mettere nelle impostazioni le canzoni. Eh sì, ah sì? Beh, però non canzoni del gioco. Vediamo, andiamo a vedere nelle impostazioni, quindi può essere che qui il cretino sia io, e non lo escludo assolutamente. Audio. Volume, musica, gara. Ah no. Ah no, qua il cretino sono io, quindi no. Proviamo a vedere se lo sentite. Io sinceramente non lo sento perché ho staccato tutto, però magari adesso voi mi dite che si sente, quindi potrebbe essere che qua. Il pirla ero io che l'avevo disattivato, quindi aspettate un attimo, andiamo a farci questa sfida che non avevo ancora fatto. Ah, con tutto sbloccato, fia che storia. Ce l'andiamo a fare con la nostra Ferrarina. Quando ripartono i server, ci chiede Pancafico, non lo so, non lo sappiamo, è una buona domanda che ci stiamo chiedendo tutto. Musica gara allo 0%, no, ma infatti ho ammesso la mia totale idiozia, quindi adesso magari riuscite a sentirlo. Io no, perché ho staccato l'audio di gara per me, perché sennò ho tutti questi rimbombi ovunque, quindi. Sì. Ho fatto anche la battuta idiota del gioco del silenzio, ma invece proprio un imbecille ero io. Pure i menu ricordano Windows 8, vabbè. Si possono mettere musiche dal proprio hard disk? No, non credo. No. Questo almeno nelle impostazioni non c'era voce. E qua ragazzi stiamo parlando degli interni di una super super iper Ferrari.
attenzione. La grande controllo della macchina. Auto si controlla piuttosto bene, adesso devo andare. Non lo so ragazzi, non sento la musica io. Allora, devo arrivare nei primi tre e fare almeno due eventi. Quindi ci possiamo fare. Bastardi che mi vengono addosso. Ale! Mi stanno arrivando addosso ovunque. Probabilmente non si vede una sega di niente, no, ma dimmi te. Come si fa a fare un gioco dove non si vede un cazzo? Questa è una curva bruttissima. Vediamo se ho il controllo, se è abbastanza. No, ma dimmi te come si fa a non vedere una mazza in un gioco di guida, cazzo. Appena prendi i documenti, parte il video. Sei sicuro di aver preso i documenti giusti? Sì, sono. I documenti sono appena dietro il capitano, quindi assolutamente sì, sono quelli lì, immagino, voglio immaginare che siano quelli lì, per quello che secondo me è un bug, perché continua a dire caricamento, però poi non mi fa fare una mazza, non capisco. Adesso andrò anche io a vedere un video su YouTube, piuttosto lo elimino e lo ricarico, però... No, 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 merda! Perso 70% e ormai non lo recupero più. No, cosa ho buttato via di gara? Oh. Porca miseria. Sono dietro il capitano. Sì, c'è proprio un tavolo appena dietro il capitano. Lì, quando ha finito di parlare, ci vado sopra per prendere. Mi dice: no, non puoi qua. Cioè, vado a beccare anche il virus di Alien. No, il caricamento è il video, però non è che parte il caricamento, ti dice non lo puoi prendere, ti dice no, no, non puoi ancora prendere questi documenti, come se io ci fossi andato, che ne so, prima che il capitano parlasse, però in realtà lo lascio parlare fino alla fine, che spiega le sue cazzatine, e poi vabbè. Vi anticipo già, e questo ve lo do come succulenta, anteprima che... Madonna santa, faccio fatica a parlare, fare concentrazione. Che arriverà The Evil Within anche nei nostri long play. Speriamo molto molto presto. Posso solo anticiparvi che lo seguirò io, ma non ancora quando, più che altro perché non ce l'ho ancora, quindi appena ce lo dovremo avere comunque ve lo faremo vedere. Sono molto 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 curioso di sapere come sarà. E domani non è detto, non è detto nel senso che è una speranza, ma non è certezza, più che altro perché dipende molto dal corriere che me lo consegna, quindi se ci sarà domani, potrebbe essere domani, dopodomani o quando ce l'avrò. No, dicevo, facciamo un bel giochino interattivo. L'altra volta avevo fatto leggere la mia recensione appunto sul sito di multiplayer.it che voleva appunto Stronghold Crusader 2. No, no, ragazzi, se mi arriva ve lo faccio vedere molto volentieri. Potrebbe essere domani, l'idea sarebbe di domani in effetti, però non è assolutamente detto. Quindi dicevamo, vi ho fatto leggere la mia recensione di Stronghold Crusader 2, adesso ce n'è una nuova da leggere, e quindi andate su Google e scrivete... oddio, aspetta, non mi ricordo neanche più come si chiama. Dark... No, aspetta, Hard Bullets. Bullets 2, no, Hard Bullets e basta. Spazio multiplayer.it, spazio recensione e trovate la mia recensione di questo gioco assolutamente imprescindibile e molto importante per la vostra collezione di Steam, quindi andate a leggervi la mia recensione. Molto molto un gioco assolutamente da avere, da prendere, ma peccato è bello da leggere e quindi se vi va ho scritto questa recensione e ve la suggerisco visto che siete 121 in questo momento in rete, 121 potenziali lettori di questa recensione.
con i due dell'equipaggio. Ti sei vestito? Per... No, 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 ma io allora mi sono svegliato. Sono andato. Ho premuto il tasto della doccia, come tutti. Andiamo, premiamo il tasto della doccia. Come tutti, ho provato anche ad andare in bagno. Cioè, neanche nei primi tre, che due coglioni di merda. Ho provato ad andare in bagno, ma non si può farlo. Ho preso i vestiti. Sono andato a parlare con quella specie di bishop che c'è lì nell'infermeria, in quello che è. Sono andato a parlare con la tizia, subito dopo sono andato a parlare con il capitano ha spiegato le sue stronzate, finito di quelle sono andato a prendere i documenti e lì inizia a darmi l'errore, cioè mi dice che no, guarda, non li devi prendere adesso, però i documenti sono cliccabili, questo che mi sa davvero di strano. Vabbè, Iskandar. Vabbè, tutti abbiamo provato a guardare verso il basso, però è finito un po' così, insomma. Abbiamo fatto tutti questo test, diciamo. Letto i terminali. No, i terminali no. C'erano da guardare i terminali? Ma dove poi, soprattutto? Perché sono andato a guardare ogni singolo monitor, ma non sapevo davvero dove andare. Però, se devo andare a leggermi i terminali, vado a leggermi i terminali volentieri. Oh, pensare che nel futuro siamo così indietro nella qualità di quei terminali lì, che è veramente orribile. No, no, va pian, porco troio. Ale, cioè no, poi il bello è il rispetto con cui magari arrivano dopo 5 minuti. Vabbè, questa pista mi ha già rotto il cazzo, andiamo via. Esiste un programma stile Fraps anche su PS4 per misurare gli FPS? No, per fare una cosa del genere devi fare l'acquisizione video proprio. Quindi tu fai acquisizione video e a quel punto lì su PC lui prende tutto quello che vedi e poi lo puoi gestire. Forse saltandolo ti dà il bug, ma io non salto il... C'è la Ferrari, sì, abbiamo corso prima, fino adesso con... mi chiede Sacher 7 se c'è la Ferrari, abbiamo corso fino adesso con la Ferrari. No, dicevo che non ho saltato il dialogo, ho ascoltato tutte le sue cazzate e quindi boh. Che ha comprato sta cazzo di nave, che era messa male, l'ha sistemata, cioè la sua memoria quel dialogo lì. Fatto due o tre volte. Le Fiat ci sono? No, no. Le Fiat, mi spiace, Galassi. Ce lo chiedono tutti in realtà, le Fiat su questo gioco, ma non ci sono purtroppo. Ah, ok. Ah, Mordor, ok. Mordor ce l'ho. Molto bello, molto bello. Devo dire, mi aspettavo qualcosa di diverso, ammetto, lo ammetto proprio. Mi aspettavo qualcosina di diverso, però non mi dispiace, mi sembra molto molto bello. Intanto non si leggono gli SMS durante la guida, però io sto leggendo la chat mentre guido, con dei risultati abbastanza allucinanti. Dei risultati abbastanza allucinanti. Oh, ragazzi, non dobbiamo scendere sotto i 100, mi raccomando. Quindi chiamate gli amici, l'amorosa, qualcun altro, ditegli di collegare. Ecco, appunto, appena detto sta frase, siamo scesi sotto i 100, siamo a 99. Mi sarebbe dispiaciuto stare comunque tutta sera sotto i 100. Sti corrieri. No, no, beh, se il mio corriere arriva domani avrete la scoperta del seguito spirituale di Resident Evil 4. Bello. Mi ispira tantissimo. Allora, secondo me potrei essere tra il capolavoro e la stronzata totale, perché non mi fido molto di tutto quello che leggo della prima recensione, insomma, di quello che sono i commenti di tante persone. Io voglio proprio vedere come il gioco con le mie mani, per poi capire. Secondo me potrebbe davvero essere il capolavoro
un po' una via di mezzo tra l'Alone in the Dark, che appunto con zero proiettili ti voleva buttare in questo mondo di super horror, che poi in realtà, vabbè, l'ultimo Alone in the Dark è stato veramente qualcosa di inguardabile, però aveva quest'idea molto interessante, molto intrigante. E un po' il Resident Evil, che però il 4 era abbastanza appunto sparatutto horror, quindi una via di mezzo molto interessante, con questa follia giapponese dilagante, insomma, Shinichi è proprio molto bravo, sbaglia poco, molto folle, insomma. Lo scopriremo tra poco, voglio proprio sperare sia domani. Io sto aspettando, mi dice Capsule 82, mi sto aspettando Silent Hills, anch'io, tantissimo, molto bello. PT mi è piaciuto molto, mi sono divertito una cifra, molto bello. Allora, su The Last of Us ci sono un commento. Beh, oddio, credo che un po' tutti con noi che abbiamo giocato al titolo, possiamo dire che è vabbè, dire capolavoro è un po', cioè sminuisce un po' anche il concetto del gioco. Insomma, è qualcosa di unico, The Last of Us, è molto, molto bello. Molto intenso come recitazione, come tutto quello che succede, molto rigiocabile, non solo per la storia ma anche per il Game Plus, che ti permette appunto di avere già tutto quello che avevi prima, insomma, molto molto bello. Tanto noi proseguiamo, vale, sono proseguito con un altro livello, con questa roof, figa la roof, ragazzi, ho preso la roof. Evil Within, ci dice Siegfried, non fa molto paura, ma a me, devo dire che a me i giochi che fanno paura, cioè, ricordo di aver avuto un incubo con Silent Hill 2, ma lì dove proprio me l'ero fatta sotto, e lì è stata un po' così, però, cioè, a parte questa situazione, in generale, devo dire, è difficile che un gioco proprio mi faccia paura. Anche Dead Space era proprio stato molto particolare, molto divertente. Anche da quel punto di vista lì era stato fantastico. Anche Dead Space, però proprio paura, paura adesso. Adesso un minimo domani mi cago sotto e muoio durante la diretta. Sarebbe veramente un indice di ascolto che rimbalza alle stelle con il mio silenzio rotto dal rantolo della mia di partita, però dico, dubito che un titolo del genere possa fare davvero comunque paura. Sicuramente fa tensione, schifo, magari spaventa con qualcosa che prima non si muoveva e poi si muove all'improvviso, però credo che siamo su questi livelli. L'importante è il divertimento, la tensione, tutto, come un po' per Alien, ecco. Speriamo in questo. Intanto prometto di guardare anche la pista, oltre a quello che scrivete, però vedo che troppa tensione. Eh sì, è bella la tensione. Ma che cazzo fai? Cioè, non ci credo. Ma guarda che figlio di puttana. Cioè, mi hanno proprio preso di peso e buttato fuori dalla pista. Cioè, non ci credo. Ma dove lo vedete una roba del genere? Ecco, mi piacerebbe molto provarlo con l'Oculus. Deve essere fantastico. È vero, anche Alien sulla PlayStation 1 non mi dispiaceva. Era molto carino, cioè dico carino, secondo me al tempo gli davamo quel valore in più che adesso probabilmente non riusciremo a dargli. Però anche sulla PlayStation 1 ci avevo giocato, non mi dispiaceva. Si spara tutto, tutto particolare.
Ma io devo dire che con il GameStop, se volete un consiglio, io ho la fortuna di avere tanti giochi, non pago proprio perché me li danno le software house, però se volete un consiglio, se voi siete quelli che comunque comprano e fanno questi giri a GameStop, tanto salutiamo la Beppe Panza 1 che mentre lo saluto mi è costato di essere appena andato fuori pista. Dicevo, se volete un consiglio, prendetevi, l'abbonamento a Game Informer. Che di fatto vi dà la possibilità di passare a livello 3 della vostra tessera. Io l'ho fatto quasi per sbaglio senza neanche saperlo. E questo vi permette comunque di supervalutare i vostri giochi e di avere extra sconti su quello che comunque andate a comprare, anche nell'usato e tutto. Io ripeto, l'ho fatto quasi per sbaglio perché appunto avevo comprato l'abbonamento a Game Informer, che è comunque un'ottima rivista. Il risultato è che comunque vi conviene non poco, ecco. Poi, ripeto, GameStop è GameStop. C'è poco da fare, c'è davvero poco da fare, però. Frenatissimo. Penalità curva che pagherò per il resto della mia vita, ok? Melo Puppa, mi dice Ringo 17. Fa sempre ridere come personaggio. Hai ragione, dopo ci sono davvero tanti fornitori. Ok. Voglio mantenere il mio nono posto. Quando esce Project Morpheus, non lo so. Sono secondo me molto indietro allo sviluppo, anche se comunque l'ultimo video, insomma l'ultima fiera, erano abbastanza avanti anche loro. Non sarebbe male se esce su PC, perché un qualcosa che esce PlayStation 4 e PC, come pare voglia essere Project Morpheus, potrebbe dire potrebbe fare oscillare un po', comunque molte delle voglie dei giocatori che magari se lo vogliono fare sia su PlayStation 4 che appunto su PC, quindi ne comprano uno e fanno tutto. E così insomma. Abbiamo questo bel ponte che in GTA possiamo attraversare con l'aereo. Ah no, ok. Ho una voglia di farmi GTA che su PlayStation 4, come non avete idea. Prenotato ad agosto, fate voi. Mi consigliate di... Guarda, io sono proprio l'ultimo che ti può consigliare Assassin's Creed, perché no, in realtà il 2 sì, l'ho fatto anch'io, mi è anche piaciuto molto. Ho fatto l'1 e il 2, poi basta, perché a me gli Assassin's Creed mi hanno un po' rotto le palle. Aspetto Unity però, aspetto Unity tantissimo, perché boh, mi sembra quel qualcosa che potrebbe portare serie novità. Io tra l'altro della storia, fate conto che mi sono fermato appunto con lui e gli altri li ho giocati, li ho seguiti, però non è che ho mai fatto tantissimo. Quindi su Assassin's Creed io sono proprio abbastanza, a parte, ripeto, i primi due, molto superficiale come giudizio. Anche a me annoiano veramente tantissimo, poi è sempre tutto uguale, non ti fa fare nulla di particolare, boh, insomma. No, 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 proprio non ci siamo. Non ci siamo. Beh, l'1 e il 2 sì, valevano, ma valevano davvero tantissimissimo, sia come trama, ma dell'1 poi era proprio il primo che aveva tutta questa idea. Salutiamo intanto Blade Rush Reader che ci saluta e che se ne va a dormire. Mi raccomando, o oggi o domani che ci sarà The Evil Within, quindi mi raccomando, torna con noi, però magari fermati fino a mezzanotte, noi siamo qui apposta con te, vogliamo proprio anche te presente in queste dirette che faremo.
Notte a chi va, ben rimasti a chi rimane. Tanto buttiamo fuori di pista gli altri, facendo questo simpatico gioco. Ale, siamo usciti noi. Questa cosa mi è costata non poco. Però potrebbe essere un record, potrebbe esserci, arriva a dodicesimo di dodicesimo. Dodicesimo di dodicesimo. Vabbè, diciamo che lasciamo un po' stare questa pista, passiamo ad altro, passiamo a qualche pista un po' più impegnativa. Io comunque i nomi verdino chiaro faccio una fatica bestiale a leggerli. Sarò accecato, che hanno i nomi in verdino. Allora, passiamo a un bel drift ancora. Simone chiama il carro 3. Si è fatto proprio una manovra per cercare di farli fuori, va bene. So, facciamo un po' di drift. Allora, visto che abbiamo questa bella macchina, ce la andiamo a gustare qua. Ah, quelli della chat. Perché in verde? Mistero, questa qua non me la ricordo. Ah, ok. Sì, qua ci sono un po' di trucchi. No, vabbè, bruttissimo. Fatta così, la rifacciamo subito. Adesso vediamo di fare qualche bel punticino. Qua ci stava merda. Vai, 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 buono. Buonissimo, credo. Non mi ricordo quant'è. Allora, vediamo. No, cazzo, devo andare più piano, porca puttana. Che schifo. Ecco, Medias fa lo spiritoso. È il gioco della bottiglia è vero. La bottiglia funziona sempre, poi è un evergreen. Ecco, questo è. Eccolo qua. Guardate qua quanta neve abbiamo, però se ci andiamo addosso si vede che è proprio congelata bene. Si comporta come cemento armato. Fai il pendolo prima delle curve, sì davvero tantissimo, voi non mi vedete ma seguo proprio le curve fisicamente come se ci fossi, beh, mamma mia, poi in retro lo finisco, che però ho fatto comunque il numero che voleva lui, quindi comunque ho superato anche il punteggio volendo. Vabbè. Vabbè. Allora, è noi assoluto. Beh, guarda anche per me, quindi sei in buona compagnia, quindi Blade Chrysler. Sei davvero in ottima compagnia. Ma le macchine invisibili sono guide, le macchine invisibili sono te e quello che sta davanti a te, quindi il tuo record precedente. Ah, quindi qua c'è un altro drift, ok? È il tuo record precedente e chi ti sta davanti, quindi che tu devi cercare di battere. Quindi in questo caso, essendo stato staccato il server, siamo soltanto noi. Merda, che brutta curva. Beh, però era piccolino. Si poteva anche stare, non andare troppo forte. Vediamo, questa non è malissimo, vediamo qua. Quant'è che bisogna fare? Ciao. Non è proprio il massimo, vediamo qua. Merda, no, troppo presto. Horrible, horrible, horrible.
Ah, più di no, assolutamente, Dragon Age, ragazzi, sarà un capolavoro, voglio crederci davvero tanto. Assolutamente. Mi attira anche quello. Vuoi prendere Watch Dogs? Guarda, ti farei vedere una mia diretta, che forse non c'è più perché al tempo non le salvavamo su YouTube, ma sarebbe una super diretta, non una super diretta, un long play. Da andare a vedere.